Albano e Romina Power. Una storia lunghissima che continua ad appassionare milioni di italiani. In un vero e proprio triangolo amoroso con Loredana Lecciso. Le avventure della coppia più seguita del mondo del gossip sono sempre ricercate anche dai talk show televisivi. Come Domenica In e Domenica Live che, per la prima puntata dell'anno, hanno deciso di sfidarsi a distanza proprio con le due signore del cuore di Carrisi. Da una parte Romina Power, dall'altra Loredana Lecciso. Nessuna stoccata particolare se non una battuta sullo stato di forma della Power arrivato dallo studio di Carmelita. Ma sono donna anch'io, e non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, ha precisato la Lecciso. Eppure che tra le due ci sia un rapporto tutt'altro che idilliaco è cosa ben nota. Punto La Puglia ha un posto speciale nel mio cuore, è un luogo di sensazioni molto forti, ma sono ancora alla ricerca del mio posto ideale in cui essere in sintonia con la natura e serena. Lo ha dichiarato proprio a Domenica In La Power. Ma come mai Albano e Romina Power sono tornati a cantare insieme? A rivelare un dettaglio mai rivelato finora è stata la stessa cantante che, nel salotto di Mara Venier, ha rivelato come un impresario russo mi ha chiamata e mi ha fatto un'offerta che non potevo rifiutare, mi sembrava poi carino festeggiare i 70 anni di questo ragazzino. Pensavo solo fosse per quella sera, e invece poi non abbiamo smesso. Non pensavo a tutto questo amore, io credevo si fossero già dimenticati di me. Punto Intanto Romina Power è tornata proprio lì, in Puglia. A Cellino San Marco, infatti, la Power si è recata per girare una serie di spot per i suoi prodotti di salute e benessere. Con un lungo vestito verde, la Power ha fatto impazzire tutti tant'è che la sua foto è diventata ben presto virale. Che bella sei Romina. Fossi Albano non ti mollerei. Più, stupenda, ! Senza te Cellino è vuota, come il tronco di quell'albero. ! E anche Albano è vuoto e solo senza te. ! Scrivono diversi follower sui social. E ancora. Romina sei bellissima tra gli uliri, sei ancora più bella, e se decidi di restare nella tua casa a Cellino, saresti una bellissima regina nel suo regno che gli appartiene tanta felicità. Punto Finita. Non proprio. Perché c'è chi tira in ballo proprio Loredana Lecciso. Come presto detto, ti prego Romina resta a Cellino lì, è il tuo posto, quella è casa tua.
Grande Romina, riprenditi quello che è tuo, questa è la tua casa, il tuo regno l'hai costruito insieme al tuo Albano con sudore e fatica, non permettere a quella vipera e arrampicatrice sociale di farne parte. Insomma, se non si bacchettano tra di loro c'è chi comunque riesce a tirarle entrambe in mezzo.